Amici di Onda Libera TV, siamo a Calcinelli dove si è appena concluso l'incontro Il Sole in Comune, un'iniziativa presa in modo coordinato dai comuni di Serrungarina, Montemaggiore al Metauro e Saltara. Siamo qui con il responsabile del progetto, Michele Altomeni, che tramite Solideco e Dicare ha impostato il progetto e ha illustrato quelle che possono essere gli sbocchi di questa energia alternativa dal punto di vista economico, dal punto di vista ecologico. Ecco, tralasciando adesso proprio i dati strettamente tecnici sulle percentuali, eccetera, io volevo fare qualche domanda anche per cercare di togliere alcuni timori che almeno parlando così in giro si sente. Molti pensano che l'impianto fotovoltaico vada bene da una parte, però poi sia inquinante. È vero questo discorso? Assolutamente no, perché gli impianti fotovoltaici, i pannelli solari sostanzialmente sono realizzati con materiali del tutto inerti, sono silicio, quindi ciò che viene utilizzato per produrre normalmente il vetro, alluminio, cavi elettrici, non c'è altro. Ci sono stati pannelli in generazioni precedenti in cui c'erano alcune sostanze chimiche, ma sostanzialmente non si producono più. L'altra cosa interessante, perché molti hanno anche il timore di ma tra 20 anni, 25 anni, quando dovrò smaltirlo, dove lo porto, chi se ne occupa, ormai diciamo i nuovi contratti, le nuove installazioni portano con sé già dei contratti relativi allo smaltimento. Questo proprio è previsto ormai dalla norma, quindi chi installa un impianto fotovoltaico ha già degli accordi con delle ditte smaltitrici. Tra l'altro gli impianti fotovoltaici possono essere addirittura riciclati, lo stesso silicio può essere riutilizzato per rigenerare altri pannelli, quindi c'è proprio ormai un'economia anche del riciclaggio del fotovoltaico, perché non c'è nessuna preoccupazione. Invece l'era di questi grossi impianti messi sui terreni agricoli è definitivamente tramontata? Sì, assolutamente sì, il quinto conto energia li vieta sostanzialmente, quindi li prevede solo in situazioni diciamo dove ha senso realizzarli, quindi discariche dismesse, cave dismesse, zone industriali, insomma diciamo, situazioni dove non si potrebbe fare altro, li consente ancora. Per il resto su terreni agricoli sono vietati, quindi non si potranno fare più. Hai fatto una percentuale di sviluppo impianti, di installazione di questi impianti, cioè se sono state fatte delle proiezioni in merito insomma allo sviluppo di questo fotovoltaico prevalentemente? Beh, quello che è successo negli ultimi anni è stata una crescita esponenziale legata agli incentivi, legata allo sviluppo della tecnologia, quindi il fatto che gli impianti hanno migliorato le loro performance, le loro capacità di produrre, quindi sostanzialmente è stato sempre molto conveniente anche dal punto di vista economico realizzarli. Ora siamo in una fase dove, da una parte, perché diciamo molto è stato fatto, quindi chi aveva interesse a realizzarlo l'ha già fatto con i conti energia precedenti, dall'altra perché gli incentivi sono un po' calati, ma io credo abbia inciso su questo anche l'incertezza delle normative, cioè il fatto che noi siamo passati attraverso 5 conti energia in pochi anni. Questo ha creato non poca confusione, forse anche un po' di sfiducia dal punto di vista dei cittadini, e quindi diciamo la tendenza attuale è di un leggero calo rispetto al numero delle installazioni. La cosa però interessante non è tanto il fatto che continui a crescere, ma il fatto che diventi una costante, quindi magari non avremo più i grossi picchi, però avremo nel tempo, questo anche grazie al fatto che appunto i prezzi diminuiscono e quindi l'impianto diventa economicamente interessante a prescindere dagli incentivi, diciamo diventerà un po' un'abitudine, come comprare l'automobile, come comprare la lavatrice. Ormai i regolamenti edilizi prevedono anche l'obbligo per le nuove case, insomma, quindi diciamo diventerà, ormai fa parte della nostra vita quotidiana, non ha più bisogno del boom, ma ha bisogno di consolidarsi e mantenere la costanza nel tempo. Quindi è già in corso questo cambio di logica economica, diciamo, anche che incentiverà questi impianti. Sì, è in corso, anche perché il passaggio agli ultimi conti energia ha visto questo, appunto, da una parte, come dicevamo prima, l'eliminazione della speculazione pura, che erano gli impianti a terra, e invece una incentivazione che ancora rimane interessante per i piccoli impianti. Quindi si sta andando verso una logica dell'autoproduzione. L'impianto fotovoltaico serve a produrre
elettricità per il mio consumo, che sia la mia casa, la mia azienda, e quindi diciamo una logica sana anche dal punto di vista economico. Bene, allora ringraziamo per l'illustrazione di questo nuovo progetto e un saluto a tutti gli amici di Onde Libera TV. Grazie, grazie a voi che siete media partner del progetto.